Buonasera a tutti, gli amici, scusate per il leggero ritardo rispetto all'orario stabilito per banali motivi tecnici di sincronizzazione tra le varie piattaforme. La tecnologia è bella perché ci permette di fare queste belle iniziative anche in momenti difficili come quelli che stiamo vivendo, però poi c'è sempre il rovescio della medaglia che bisogna che tutto funzioni. Allora, siamo quindi al secondo appuntamento, al secondo webinar organizzato dal Centro Internazionale di Studi Giovan Battista della Porta, che è stata un'associazione nuova che ricordo a chi non la conosce ancora bene, è stata fondata l'11 marzo nel 2021, grazie all'impulso del magnifico nostro professor Alfonso Paolella. L'associazione ha l'obiettivo di far conoscere a questo studioso del Cinquecento assolutamente geniale, che ha conosciuto momenti in cui era il riferimento a livello internazionale, era un riferimento, oserei dire, enciclopedico a livello internazionale, perché si è occupato praticamente di tutto lo scibile umano, poi è andato un po' nell'oblio. Allora, siccome è un nostro conterraneo, se non ha a Vico Equense nel 1535 si è ritenuto assolutamente di interesse culturale e per valorizzare la nostra terra fondare un'associazione di tutti che raggruppi tutti gli studiosi e gli appassionati di Giovan Battista della Porta, che abbia l'associazione che abbia l'obiettivo di coordinare gli studiosi e contemporaneamente di divulgare la conoscenza di Giovan Battista della Porta. Qualcuno forse, Alfonso, se chiudi il microfono, c'è un'interferenza. Alfonso, se chiudi il tuo microfono. Alfonso, credo che ci sia esattamente, adesso sì, che c'era un'interferenza. Allora, oggi è la seconda, andiamo subito a noi, il secondo webinar della serie di iniziative, di prime iniziative del nostro centro, che potete seguire su Facebook, quindi lo troverete anche poi registrato. Chi non può vederlo in diretta in questo momento potrà poi riguardarlo con calma. Il titolo della chiacchierata di oggi è L'insorgenza del Monte Nuovo, le ipotesi di Della Porta e le attuali teorie. Quindi si parla dell'insorgenza del Monte Nuovo, quindi di fenomeni vulcanici, e si parlerà di questo intrigante argomento il professor Francesco Longo. Il professor Francesco Longo è Scusate, Giuseppe Longo, scusi. Professor Giuseppe Longo è una autorità assolutamente indiscussa nel campo, un'autorità indiscussa nel campo della vulcanologia. Riassumere in pochi minuti tutto quello che ha fatto è veramente difficile. È stato per anni titolare della cattedra di fisica del vulcanismo presso l'Università di Federico II di Napoli, componente del Consiglio Scientifico del Gruppo Nazionale della Vulcanologia, Presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Internazionale di Vulcanologia del CNR, componente del Comitato Tecnico Scientifico del Decennio Internazionale per la Riduzione dei Disastri Naturali delle Nazioni Unite, ha avuto incarichi anche politici, è stato senatore della Repubblica, è stato direttore dell'Osservatorio Vesuviano. Insomma, ha avuto veramente una vita professionale e accademica di assoluto rilievo. E soprattutto è un appassionato, un conoscitore del nostro Giovan Battista Della Porta, per cui potrà deliziarci con questa sua chiacchierata su come vedeva. Quali erano le idee di Della Porta nel 1500 sulla cosmologia e cosa poteva, qual erano la sua visione, cosa possiamo
a prendere della porta, storicizzando chiaramente quello che diceva, perché è interessante andare a vedere, andare a rileggere gli scritti della porta. Passo quindi la parola al professor Paolella per dire due parole ancora di introduzione e saluto tutti. Microfono Alfonso, adesso devi accendere. Grazie Presidente, sarò breve. Però prima di iniziare il nostro discorso su Della Porta, è opportuno che rubare due minuti a... chiedo, ecco un attimo... rubare due minuti al... ecco qua, scusate un attimo, ecco qua, dunque rubare due minuti a chi non è napoletano e chi non è campano. Dunque stiamo parlando di Monte Nuovo, cioè questo piccolo cratere che si trova segnalato da questa freccia. Dunque, questo cratere si trova, come potete vedere nella slide successiva, slide successivo, visto da est, si vede il cratere con il lago Lucrini, il lago d'Averno, in fondo c'è il mare. Da quest'altro da quest'altra immagine si può vedere, forse meglio così, esatto, è che il cratere invece da ovest, dove si vede chiaramente qui la zona di Pozzuoli, la città di Pozzuoli, e nella successiva si vede chiaramente Pozzuoli, poi Napoli, il Vesuvio e la costa sorrentina. Quindi questo è un po' per dare le coordinate, per mostrare appunto quelli che noi ora, di cui noi ora parliamo. La ricostruzione dei fatti, raccontata alle fonti contemporanee, ha permesso di avere informazioni dettagliate su del 1538. Una terribile eruzione provocò il sorgere di un nuovo vulcano nella zona Flegrea, appunto in Monte Nuovo. Già nel 1456 una violentissima scossa di terremoto a Napoli procurò tra i molti danni il crollo di una parte di San Castel Sant'Elmo, un poderoso castello sulla dolina del Vomero, e a Pozzuoli il crollo o gravi danneggiamenti di palazzi e chiese della città. Altri terremoti si susseguirono nei successivi 80 anni al ritmo più o meno di uno ogni ventina d'anni. Inoltre, nel primo decennio del 500 si verificò a Pozzuolo un vasto sollevamento del suolo tale da rendere necessari due ditti del re di Napoli che attribuivano al demanio le nuove terre emerse. Dal 1537 si verificò un forte sciame sismico e le scosse si intensificarono al punto che dal 21 settembre 1538 a Napoli si avvertirono per ben 8 giorni addirittura 10 terremoti in un'ora e a Pozzuoli in forma continua. Questo è il cratere, cioè il Monte Nuovo visto di lato. Invece questo è appunto quello che avvenne appunto nel 1538. Il 28 settembre, intorno a mezzogiorno, il mare si ritira di circa 350 metri, lasciando sulla riva moltissimi pesci agonizzanti che i puteolani raccolsero in grande quantità. Contemporaneamente, nella zona tra il Monte Barbaro e l'Averno e il mare, la terra si abbassa di circa 4 metri, formando successivamente un rigonfiamento del terreno che verso le ore 20 spacca la terra con crepacci formando un cratere da cui fuoriesce
fuoco, fumo, pietre, cenere asciutta e fangosa. Il fenomeno continua per tutta la notte, con boati che insieme alla pioggia di cenere, fango, pietre e i tremori dei terremoti costringono i puteolani a fuggire verso Napoli. Vengono distrutti, ecco qua, questa è un'altra visione del terremoto, dell'eruzione. Scusa, forse non vediamo però le tue diapositive, scusa che intervengo, ma non riusciamo a vedere, forse devi condividere lo schermo. Sì. Non riuscite a vedere, non vedete le diapositive? No, non le vediamo attualmente. Ah, chiedo scusa, allora aspettate. Ecco, vedete ora? Le vedete? Adesso sì. Ah, adesso sì. Se torna indietro fai una carrellata, che faccio vedere. Sì, faccio vedere. Ecco qua le diapositive che vediamo, che voi avete fatto. Allora, dalla seconda in poi, che non fai una carrellata. Ah, chiedo scusa. Allora questa l'avete vista? Solo questa abbiamo visto. Ah, va bene. Allora, questo è il lato della visione del Monte Nuovo da ovest, dove si vede il Pozzuoli, in fondo Napoli e poi il Vesuvio e la costa sorrentina. Poi questo è il Monte Nuovo visto di lato, in prospettiva. Questa è l'immagine che viene dal testo di Marcantoni degli Falconi, in cui si vede chiaramente dove era il mare, fin dove arrivare il mare, cioè praticamente fino a qui. Quest'altra invece è un'anonima del Trabocchetto, dove si ripropone lo stesso fenomeno dell'eruzione. E questa invece è l'edizione di Francesco Marchesino, dove riporta anch'essa appunto l'eruzione che si vede da qui. Questa invece, ecco, è di cui stavo parlando, venne distrutta l'eruzione il villaggio di Tripergole, con il cosiddetto bagno di Cicerone, con i resti della villa detta Cumanum, la villa di Fausto Cornelio Silla, l'ospedale di Santa Marta, i 5 bagni termali. E ecco, questa è un'altra immagine del bagno di Tripergole. E nel giro di 48 ore la terra si è sollevata di ben 135 metri, come potete vedere appunto in questa immagine. Nei giorni successivi fasi di crescenza si alternano a fasi di parossismo, con il getto di grossi massi che arrivano fino all'isolotto di Nisida. Quando tutto sembrava superato per l'intermittenza sempre più allungata dei fenomeni e per un'attenuata percezione del pericolo, moltissime persone incuriosite si avvicinano sempre di più all'area dell'eruzione, sia via mare che via terra. L'ultimo giorno, il 6 ottobre, un'improvvisa eruzione verso le 15 fece 24 vittime tra gli imprudenti osservatori venuti addirittura da Napoli. Naturalmente, il secondo giorno fu scomodato anche il busto di San Gennaro contenente la reliquia del cranio, con l'immancabile processione penitenziale che, partendo da Napoli, arrivò alla chiesa di San Gennaro a Pozzuoli con in testa il viceré e l'arcivescovo di Napoli. Ma il fenomeno durò ancora altri 5 giorni. I materiali eruttati dal cratere ricadono in un raggio di circa 1 chilometro e colpiscono soprattutto Pozzuoli, che viene sepolto da 30 cm di ceneri pesanti, mentre le ceneri più leggere portate dal vento raggiunsero Napoli e arrivarono fino al Cilento, Calabria e Puglia. Abbiamo la descrizione di 7 testimoni oculari che raccontano l'evento sostanzialmente con poche varianti. Simone Porzio, Marcantoni degli Falconi, Girolamo Borgia, Francesco Marchesino, Francesco Del Nero, Pietro Giacomo Toledo, che pubblicano le loro relazioni tra il 39, 38 e il 39. Altri autori attingono notizie da questi testimoni, per cui di fatto hanno scarso interesse. Tra questi, tuttavia, c'è Della Porta, che all'epoca dell'evento aveva 3 anni e descrive il fenomeno una 70ina d'anni dopo. L'interesse di Della Porta, però, consiste non tanto nel tentativo di descrivere il fenomeno
nel suo De Aeris Transmutationibus del 1610, quanto piuttosto nel polemizzare con il medico di scuola aristotelica Simone Porzio sulle cause del fenomeno. L'ultimo saggio sull'eruzione sul Monte Nuovo di Guido Boni e Ciuccarelli del 2011, che cita tutte le fonti storiche, anche secondarie, del fenomeno, ignora però il testo di Della Porta, per cui noi, per noi è una novità proporlo stasera, anche se ho annotato su Wikipedia, a proposito della voce Monte Nuovo, questa fonte circa una decina d'anni fa. Ma chi era Simone Porzio? Una celebre autorità del tempo, professore all'Università di Napoli, medico e filosofo naturale alla corte vicereale di Pietro da Toledo. Importante testimone oculare perché redige la relazione ufficiale dell'evento in una lettera allo stesso vicere. Solo due parole per illustrare di Aris la smutazione in Bustini della Porta, un'opera del 1610, l'ultimo trattato scientifico che l'autore dedicò a Federico Cesi, il fondatore dell'Accademia dei Lincei. Il trattato di Della Porta è esemplato su una piccola opera di Aristotele, poco nota oggi, ma famosa nel Rinascimento, che è il Ta Meteorologica, un trattato di scienze della Terra. Il nostro autore, prendendo spunto da questo piccolo trattato aristotelico, ne imita l'apparato strutturale per descrivere tutti i fenomeni terrestri, il mare, i fiumi, le montagne, i venti, la pioggia, i fulmini, eccetera, per criticare sia Aristotele che la scienza del suo tempo, e riesamina tutti i fenomeni terrestri nel tentativo di spiegarli secondo i principi della natura stessa, come aveva proclamato Telesia una cinquantina d'anni prima. Nel descrivere i terremoti, dedica un capitolo all'insorgenza di Monte Nuovo, polemicamente con lo stesso titolo che Simone Porzio aveva dato alla sua lettera, cioè De Agri Puteolani Conflagrazione. Ma qual è la polemica con Simone Porzio? Innanzitutto c'è un dissenso ideologico. Porzio, come abbiamo detto, è un aristotelico che gravita nel circolo di Agostino Nifo e di Pomponazzi, invisi alla Chiesa per il problema della mortalità dell'anima. Della Porta invece appartiene alla corrente ermetico-magica di ascendenza neoplatonica. Questo è il background su cui si gioca la critica di Della Porta a Porzio. Porzio dice che il sole, così spiega il fenomeno, scaldando la terra secca, provoca l'esalazione per cui le cose sono più facili ad accendersi. Se il fumo dell'esalazione si ammassa nelle caverne, una parte fuoriesce e un'altra parte vi rimane. Pozzuoli è una zona soggetta al terremoto perché la terra è spugnosa e piena di profonde caverne dove si trovano le esalazioni che non riescono a uscire perché il mare le blocca. Alla fine le esalazioni, con il loro velocissimo movimento, infiammano la materia che si trova nelle caverne e forma le voragini. Il mare si ritira perché l'acqua penetra nelle caverne e comprimendo le esalazioni provoca il cedimento del terreno con l'uscita dell'acqua. La cenere secca e quella fangosa si spiega dal fatto che la cenere esce comunque secca, ma se raggiunge le nuvole dove c'è umidità si inumidisce e cade bagnata. Della Porta contesta l'ipotesi di Porzio dicendo: se l'ipotesi è attribuibile alle esalazioni compresse nelle caverne del sottosuolo, perché lo stesso fenomeno non avviene anche sulle coste sorrentine e salernitane, che pure sono simili? In quanto al sollevamento del terreno, avvenne, dice Della Porta, perché si erano accumulate le ceneri e le pietre che avevano ostruito le fenditure dal di dentro, non perché la terra aveva inghiottito l'acqua marina. Della Porta sostiene invece che nella zona di Napoli e di Pozzuoli, come ad Ischia, intorno all'Etna, a Lipari, a Vulcani, a Stromboli, la terra ha diverse fenditure, dice, è rugosa, attraverso le quali penetra il vento e si riscalda a causa del fuoco che si trova sottoterra. Il vento, penetrando attraverso le fenditure, si mescola con l'acqua e a contatto con il fuoco la fa ribollire fino a soffiare in superficie o a far esplodere il terreno facendo uscire il materiale incandescente.
Queste esplosioni sotterranee costituiscono i tuoni che accompagnano sia i terremoti che le eruzioni vulcaniche. Quindi i terremoti e le eruzioni, come diceva anche Aristotele, hanno la stessa genesi provocata dalla forza del vento. Ma la novità di Della Porta rispetto al Porzio e agli autori contemporanei consiste nel fatto che per la prima volta tende a stabilire di cosa sia fatto il magma, che genericamente fino a quel momento era chiamato soltanto fuoco. Il magma, e qui sta la novità, è una miscela di bitume, zolfo, olio e materiali infiammabili. Ma qual è il ragionamento di Della Porta? Se sul Mar Caspio c'è una grande quantità di bitume che brucia o per autocombustione o grazie ai fulmini, per analogia quindi un'altrettante enorme quantità di bitume si deve necessariamente trovare nelle viscere della solfatara, mescolata al zolfo che si sente all'odorato. Infatti, nella solfatara, in Leucogeo Puteolano dice, sottoterra il fuoco arde sempre e da tempo immemorabile. Ignis semper ardet et exarsit ab inizio. Un'ultima osservazione e curiosità. Pietro Giacomo Toledo, all'inizio del suo racconto dell'eruzione, osserva: il mondo è assomigliato all'uomo e per questo gli antichi sapienti hanno chiamato l'uomo piccolo mondo, e che è il rapporto tra macrocosmo e microcosmo. Ora, come all'uomo accadono molteplici di infinità, similmente al mondo ancora accadono varie sorti di passioni. E il terremoto dunque è una passione della terra simile al tremare dell'uomo. E siccome la causa materiale del tremore è il corpo umano, però simile alla cagione del terremoto. Secondo Aristotele, infatti, criticato anche da Della Porta, i terremoti avvengono soprattutto in autunno, quando per il raffreddamento dell'atmosfera la Terra ha i brividi e provocano appunto il motus terre, il movimento della Terra, ovvero il terremotus. La cui pronuncia in italiano si degenera in tremoto o tremuoto, ma a Napoli anche in tremolo o tremolo, la stessa parola che oggi si usa in dialetto per indicare appunto il brivido. Grazie. Alfonso ha fatto un excursus estremamente interessante su tutte le fonti storiche coeve e posteriori all'apparizione del Monte Mo. Adesso, senza mettere altro tempo in mezzo, però credo che sia opportuno dare la parola al professor Luongo per dargli modo di illustrare la sua presentazione. Prego, professore. Grazie. Mi sentite? Sì, benissimo. Perfetto. Cerco di dare una risposta anche al professor Paolella, perché in tempi recenti, in tempi moderni, chi analizza l'eruzione del Monte Nuovo del 1538 non ha preso in considerazione Della Porta. Allora, il problema è di questi termini. Chi ha studiato il Monte Nuovo, gli autori che ha citato il professor Paolella, avevano l'obiettivo di ricostruire il meccanismo durante l'eruzione. Della Porta, il discorso Della Porta è importantissimo per comprendere quale fosse il clima culturale della seconda metà del Cinquecento, perché questo è il periodo, su un fenomeno così complesso. Ma quegli autori di cui si parlava prima non toccano questo problema. Quindi è veramente da approfondire il discorso iniziale fatto dal professor Paolella, che però non è preso in considerazione dai geologi, geofisici, quanti stanno studiando la dinamica attuale dei campi Flegrei. Perché è evidente che si ritiene che il modello avanzato sia dagli aristotelici Porzio che dal neoplatonico, posso dire così, Della Porta, non risponde
ai dati acquisiti in tempi recenti. Questo è il punto. Quindi io devo dire che il riferimento più più analizzato è quello del Marchesino, Francesco Marchesino, perché fa una descrizione secca, diciamo, di quello che è accaduto. Allora ora bisogna chiedersi: ma Montenuovo, come mai improvvisamente Montenuovo diventa, nell'ambiente scientifico, almeno tra i vulcanologi, un oggetto di grande rilevanza? Devo dire che uno dei primi, definiamo geologi, ma in realtà il professor Antonio Parascandola era un petrografo, negli anni 40 fa un'analisi molto attenta della bibliografia presente, disponibile sull'eruzione di Montenuovo del 1538. È evidente, sempre con quella caratteristica di andare a scovare quelle descrizioni utili a comprendere cosa era accaduto e non come era accaduto, cioè non il meccanismo eruttivo, ma la descrizione dell'evento. Tutto questo si sviluppa, l'attenzione si sviluppa negli anni 70, quando a Pozzuoli si registra un sollevamento del suolo inatteso, diciamo così, inatteso, perché non previsto, un sollevamento di ben 70-80 centimetri nella parte centrale della caldera, cioè in realtà al porto di Pozzuoli, e questo fece subito balenare l'idea che quel sollevamento potesse essere un precursore importante di una futura eruzione. Per cui immediatamente il pensiero passò all'attenzione dell'eruzione di Montenuovo del 1538. Se noi vediamo un'immagine che se può essere, vediamo un po' delle immagini che abbiamo preparato, se si può andare avanti con qualcosa. C'è una ricostruzione del bradisismo degli ultimi 2000 anni, non la vedo ancora. Scusi professore, ce l'ha passata da qualcuno? Perché non. Sì, il titolo è Bradisismo. Ah, ecco qua. Perfetto. Perché è una sintesi, ecco, perfetto. È una sintesi, invito chi ci sta seguendo a guardare la parte inferiore dell'immagine. Vedo una fascia di colore tra il verde e il giallo, più o meno ora i colori, che è lo sviluppo del moto del suolo, del sollevamento o dell'abbassamento del suolo negli ultimi 2000 anni. Si parte più o meno dal 100 avanti Cristo, più o meno before Christ, fino ai tempi recenti. Cosa accade? Il suolo si abbassa, questa è la ricostruzione che noi abbiamo, si abbassa fino almeno all'undicesimo secolo per poi ricominciare a sollevarsi, e il sollevamento comincia a diventare molto intenso intorno già al 1500, fino all'eruzione del 1538, che vedete il picco che vedete sulla parte destra, non estrema destra, ma quasi alla parte estrema, cioè collegato con il picco è collegato con il Monte Nuovo con una striscia gialla, probabilmente riuscite a vedere, quello è il sollevamento legato a Monte Nuovo, e poi il suolo si riabbassa di nuovo e poi ricomincia a risalire negli anni 70, che è la parte estrema destra del grafico. Queste le immagini che vedete richiamate in questa slide sono quattro. La prima è un documento che evidenzia l'immersione delle colonne del Serapeo in mare, e siamo intorno al 1500. Poi l'eruzione del Monte Nuovo, che fa sollevare il suolo, e poi ritorna l'abbassamento del suolo con il Serapeo che viene invaso dalle acque, e poi
l'emergenza un'altra volta del Serapeo negli anni 70 e negli anni successivi. Ora, quali sono i segnali precursori che noi che ci descrivono i nostri amici? Beh, questo Paolella, ricordate che intorno al 1500 il viceré trasferisce al demanio puteolano una parte emersa del territorio. Siamo intorno al 1501-1503. Poi il suolo si solleva ancora di più negli anni prossimi all'eruzione, cioè due anni prima dell'eruzione, con una serie di terremoti molto frequenti. E poi viene l'eruzione. L'eruzione è stata descritta, ci sono stati anche degli incidenti, perché durante l'eruzione c'è stato anche alcuni hanno scavato la collina che si era andata formando, e quindi quindi ci hanno lasciato naturalmente la vita. Come possiamo recuperare tutte queste informazioni per capire che cosa è successo? E questo ci serve per il futuro, per la valutazione del futuro di cosa accade nei Campi Flegrei. Tenete presente che dagli anni 70 a oggi nei Campi Flegrei sono avvenuti due crisi importanti. Negli anni, crisi intendiamo dire il sollevamento del suolo accompagnato da terremoti. Due crisi importanti nel 1970, che è durato fino al 1972, un'altra seconda crisi tra il 1982 e il 1984, e siamo praticamente in questa posizione. Non so se la mia freccia funziona per voi, siamo in questa posizione. Bene, e il sollevamento del suolo è fino a 1,80 m al porto di Pozzuoli in tutte e due le crisi. Quindi il massimo sollevamento di questo valore, e l'area interessata è praticamente tutta la conca flegrea, con un decremento naturalmente del sollevamento man mano che si allontana dal porto di Pozzuoli. Quindi una sorta di campana con il centro al porto di Pozzuoli, che poi degrada verso naturalmente la collina di Posillipo da un lato e verso Miseno dall'altro lato, verso Quarto a nord. Quindi abbiamo un sollevamento del suolo che è interpretato con un'iniezione magmatica, cioè una massa magmatica è risalita al di sotto del centro di Pozzuoli, ha gonfiato il terreno ha risposto fratturandosi e abbiamo avuto terremoti. Le fratture hanno consentito la risalita di flussi di gas dal profondo, è aumentata anche l'attività idrotermale superficiale. Poi, dopo due anni e mezzo di questo fenomeno, il fenomeno è decresciuto, cioè addirittura il suolo si è incominciato a riabbassare, ma nell'82 ha ripreso lo stesso fenomeno, cioè ancora una volta si ipotizza l'intrusione di una massa magmatica, cioè un fenomeno che noi definiamo transiente. Cioè, che succede? Il suolo di Pozzuoli non risponde come un mezzo elastico. Se rispondesse come un mezzo elastico, una volta immessa la massa magmatica nel sottosuolo, il suolo si deformerebbe immediatamente e si fermerebbe. In realtà il suolo si comporta in modo viscoso. Immaginate qualcosa di viscoso, e quindi risponde lentamente e poi naturalmente decresce e resta deformato permanentemente. Questo è accaduto due volte. Oggi siamo in una situazione diversa. Siamo da almeno dal 2011 in una crescita del movimento del sollevamento del suolo molto lenta, ma siamo almeno 10 anni di sollevamento, il che significa che non abbiamo più a che fare con un fenomeno transiente. È come se una massa magmatica di grandi dimensioni si sia
diciamo così, intrusa a una certa profondità e sta trasferendo calore, quindi energia termica, alle rocce sovrastanti, le quali si deformano lentamente perché hanno un comportamento plastico. Dove si va a finire? Ecco, questo è il problema. In realtà, forse a Monte Nuovo è successo qualcosa di simile, cioè probabilmente possiamo fare uno schema rapidissimo, eventualmente poi possiamo ritornare su alcuni punti. Tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo una massa magmatica diciamo risale dal profondo sotto l'area flegrea, quindi poi lentamente questa massa risale ancora di più nella zona sempre centrale della caldera sotto Pozzuoli. Uno potrebbe dire, ma come facciamo a registrare questi movimenti? Bene, abbiamo avuto la fortuna di avere al centro di quest'area le famose tre colonne della vigna, le famose tre colonne della vigna, quindi il Serapeo, che registra i movimenti verticali del suolo perché va sott'acqua, viene perforato da litodomi, risale e quindi abbiamo la possibilità di ricostruire, abbiamo qualche immagine, dopo possiamo ritornarci un momentino, quindi il punto di massimo sollevamento è ancora nel XVI secolo, prima dell'eruzione del Monte Nuovo, ancora il sollevamento massimo probabilmente a Pozzuoli. Quando se noi studiamo il fenomeno e ipotizziamo che la parte superficiale dei campi flegrei sia una piastra, diciamo, che è sottoposta a uno sforzo, a una spinta dal profondo, questa piastra si deforma e mostra la maggiore debolezza non nel punto di massima spinta, ma a una certa distanza da questo punto. E così le fratture si aprono nella zona di Monte Nuovo, che ha una certa distanza dal Pozzuoli centro, e da lì il magma risale fino all'eruzione del 1538. Questa è un'eruzione, e quindi cerchiamo di dare qualche altra informazione, che viene definita freatomagmatica. Significa che il magma nel risalire va a contatto con l'acqua e il magma si espande terribilmente e quindi viene fuori una eruzione fortemente esplosiva. L'eruzione è stata comunque di energia abbastanza contenuta. Ora, questo modello, oppure questa successione di fenomeni, sono stati studiati a fondo proprio per prepararsi a un'eventuale attività eruttiva futura nei campi flegrei. Quindi questo è la successione che noi possiamo, naturalmente abbiamo dei grossi problemi. La domanda che verrebbe fuori, ma possiamo prevedere? Ma facciamo di tutto per prevedere, ma teniamo presente che, mancando la conoscenza di quella che noi in fisica definiamo condizioni iniziali, noi sappiamo il processo come funziona, ma non sappiamo come parte, con quali caratteristiche parte, per cui diventa praticamente impossibile fare una previsione accurata. Quindi il dibattito è aperto su questo e possiamo naturalmente approfondire questi elementi anche con l'aiuto naturalmente dell'interpretazione, anche facendo il confronto con le teorie aristoteliche, neoplatoniche. Oggi come oggi abbiamo bisogno ancora una volta di un nuovo paradigma, cioè cosa dobbiamo andare a misurare per avere veramente tutti gli elementi per poter fare una previsione accurata come qualsiasi cittadino chiederebbe a un esperto. Quindi è un dibattito aperto. Mi fermo qui e poi possiamo approfondire alcuni elementi come volete. Ecco, questa immagine, posso dire, sì, quella immagine può essere molto interessante, se è possibile.
rimetterla. Senza microfono, professore. Alfonso, se rimetti l'immagine di prima, cortesemente. Ne possiamo vedere alcune, comunque, ecco. Comunque, complimenti, professore, per la chiarezza. Devo dire che... ecco. Ecco, no, ecco, questa è buona. Possiamo vedere, ecco, questa qui, come vedete, è una sezione, come posso dire, vedete, ci sono le colonne del Serapeo, che in realtà sono sommerse, siamo nel 1828, sono sommerse, questo, funziona questa mia freccia che sto utilizzando? No, si vede solo la freccia di Alfonso, per un fatto. Ecco, c'è una superficie, cioè in realtà le famose tre colonne che poi incuriosirono Carlo di Borbone, perché qui è nel 1750 che avviene lo scavo, dopo il 1738 di Ercolano e 1748 di Pompei, qui Carlo fa scavare le tre colonne ed emerge una cosa incredibile, cioè cosa sono questi buchi. Quindi c'è un dibattito sulla storia civile di questo territorio, perché questo è un monumento maestoso, e due, c'è un problema di storia naturale incredibile. Teniamo presente che da queste parti qui c'è la prova del tempo profondo, cioè in realtà i geologi, per interpretare i loro fenomeni, hanno bisogno di un tempo molto lungo, e naturalmente si cozza nel 1500-1600, si cozza con il tempo mosaico, per cui i tempi sono troppo brevi, e la soluzione del problema viene negli anni, nel Novecento, quando si scopre la radioattività naturale, che mostra che in realtà l'età della Terra è molto molto maggiore di quella che si pensava col tempo mosaico. È una delle prove del tempo profondo, che è una rivoluzione pari come dimensione, come importanza, come rilevanza a quella copernicana, perché Copernico piglia la Terra e la mette fuori dal centro del mondo. Il tempo profondo fa sì che la Terra non è il luogo, non è un, come posso dire, un pianeta che doveva ospitare l'uomo. So se è chiaro quello che sto dicendo. Per cui c'è uno scontro incredibile, naturalmente, con il sostegno della teoria del tempo mosaico. Quindi possiamo vedere qualche altra immagine successiva? Professor, vediamo un po', se, tanto per dare un'informazione a chi ci sta seguendo, le immagini successive. Senza microfono. Alfonso, riesci a passare alla successiva diapositiva? Abbiamo altre due o tre che possono essere interessanti per il pubblico, ecco, diciamo. Che ci sta seguendo, quindi. No. Comunque interessantissimo, professore, come la geologia moderna, le conoscenze scientifiche moderne hanno giovamento dalla conoscenza della storia. È riuscito il fondo. Ecco, anche questo è importante, perché quella macchia rossa che vediamo in realtà era il Portus Iulius,
e viene praticamente distrutto completamente dal Monte Nuovo che è nella parte bassa. Questa è una ricostruzione fatta da archeologi, non da geologi. Quindi anche questa è un'immagine. Ecco, perfetto, questo è l'ingresso del Portus Iulius fuori Arco Felice, tanto per capirci, la freccia sta a indicare proprio l'ingresso del porto, quindi è il canale d'ingresso al lago di Lucrino, diciamo che. Quindi il Monte Nuovo distrugge completamente il Portus Iulius. Ecco, questa è un'altra immagine del Serapeo. Ecco, 1750 lo scavo che avviene e qui si apre un dibattito incredibile. Questo ha un valore, diciamo, queste tre colonne hanno un valore storico, scientifico, della storia civile, della storia naturale incredibile che noi non valorizziamo adeguatamente. Ecco, naturalmente gli esperti conoscono tutto questo, però il grande pubblico questo non lo sa. Sarebbe interessante anche riaprire il discorso sul clima culturale del Cinquecento, del secondo Cinquecento, prima della rivoluzione galileana. Professor Paolelle, amici, non ti sento perché sei senza microfono. Molto interessante quello che dice il professore, perché proprio tra l'altro uno degli scopi del nostro centro, assolutamente, è proprio quello di riaccendere la scintilla dell'interesse su questo periodo storico che è abbastanza, essendo lontano e superato da altri magari che hanno avuto un impatto maggiore nell'immediato, però la riscoperta di cosa è successo nel Cinquecento attraverso la valorizzazione degli studi di Della Porta sicuramente possono essere un piccolo contributo che la nostra associazione, il nostro centro studi può dare a far sì che anche il grande pubblico possa conoscere qualcosa di quegli anni. Sì, ma noi siamo... Io volevo porre al professore Longo una domanda, cioè se si verificassero gli stessi fenomeni del Cinquecento, ovvero una serie di terremoti eccetera, con il sistema di protezione che noi abbiamo, il sismografico e il sismografico un po' dappertutto, possiamo stabilire dove eventualmente ci potrebbe essere un'altra eruzione o un altro cratere? Perché dal punto di vista geografico, diciamo, uno dei più vicini a Napoli sono gli Astroni e Nisida, no? Può capitare una cosa del genere, mettiamo per esempio a Fuorigrotta, con tutti i problemi che potrebbero scaturire da una città, comunque da una zona così intensamente abitata? Allora, guarda, l'apertura delle bocche è condizionata dalla profondità della spinta importante che può avvenire. Maggiore la profondità, più ampia l'area che può essere interessata da aperture di bocche. Noi ora abbiamo una condizione di questo genere. Generalmente il punto di spinta, naturalmente attenzione, è un effetto, non guardatelo come un fatto geometrico, perché lo stesso Newton quando utilizza la sua legge pone la massa, per esempio, del nostro pianeta al centro della Terra, mentre la Terra naturalmente ha un raggio di 6.000 km. Ma comunque vi dico questo perché è chiaro che sono delle limitazioni. Il punto di spinta maggiore che noi osserviamo sulla base delle deformazioni che osserviamo, sulla base della distribuzione dei terremoti in profondità, che generalmente non vanno a profondità superiore ai 3 km, il che significa che dai 3 km in giù le condizioni fisiche del mezzo non consentono terremoti. Cioè il mezzo non si comporta da fragile, si comporta da duttile e quindi non da terremoti. Quindi la spinta è intorno ai 3 km di profondità. Questa spinta limita la possibilità delle fratture in superficie, e questo già l'avevamo visto negli anni 80,
e quindi l'area più probabile è, immaginiamo un cerchio con un raggio di circa un chilometro e mezzo, al massimo due, da Pozzuoli Porto, e quindi è una fascia che è più esposta. Una di queste, praticamente, cioè Montenuovo ricade in questa fascia, la Solfatara più o meno ricade in questa fascia, una parte della conca di Agnano ricade in questa fascia, quindi Fuorigrotte è al limite, no? Ai confini, ecco, è più Bagnoli esposta in quanto possa essere Fuorigrotte. Naturalmente l'area veramente più pericolosa è la conca Flegrea, diciamo, però quello che ho dato prima è un dettaglio, cioè la fascia più pericolosa è una corona attorno al centro di Pozzuoli. Non è proprio Pozzuoli il punto, Pozzuoli naturalmente Porto, Pozzuoli centro, il punto più delicato, ma è la fascia circostante più o meno a una distanza di circa un chilometro e mezzo. Quindi perché questo? Perché le fratture tenderebbero a concentrarsi, per il processo fisico che avviene della spinta e della risposta del mezzo, in quelle zone. Quindi quelle sono, e naturalmente questo nel tempo dovrebbe mostrare dei segnali, probabilmente la risalita di massa mostrerebbero anche dei fenomeni ulteriori, sismicità, sollevamento del suolo un po' anomalo e così di seguito. In questo momento non avviene questo, quindi siamo attenti ma non preoccupati, ecco. Ma la stessa cosa verifica anche se... No, si è perso. Sì, non dico la stessa cosa, invece il Vesuvio è tutt'altra cosa, tutt'altro fenomeno. Insomma. Allora, sì, il Vesuvio, attenzione, il Vesuvio è un vulcano centrale, cosiddetto. Cioè, generalmente quasi tutte le sue eruzioni avvengono sempre attraverso il condotto centrale. I campi Flegrei sono proprio, dal nome, un campo vulcanico. Cioè il magma è molto superficiale e può emergere un po' ovunque in quella regione, diciamo, che va in questo momento dalla collina di Posillipo a Miseni a Montagna Spaccata, che è praticamente la zona più attiva. Quindi è un campo vulcanico, tanto è vero che la morfologia lo evidenzia. Tu citavi lo stesso Astroni, Nisida per esempio, pure è un bel centro bello nel senso, dal punto di vista morfologico, interessante, e abbiamo tutta una serie anche di crateri dal lato della penisola, diciamo così, di Bacoli. Sì, quindi come anche l'Epomeo fa parte di questo sistema. Quello è un altro campo vulcanico lì, Ischia è un altro campo vulcanico, e il sistema comunque è unico, come dici, tu hai detto sistema, è vero, il sistema vulcanico napoletano è legata a una sorgente comune profonda non più di 30 chilometri, e però dopo da questa sorgente si diramano tutta una serie di fratture e con risalite di masse magmatiche che poi ristagnano a piccola profondità, 6-8 chilometri, e poi danno eruzioni. Il Vesuvio è una struttura più stabile, diciamo, è un, viene definito quindi un vulcano centrale, quindi invece le altre due aree sono aree campi vulcanici, e tra questi naturalmente bisogna inserire anche Procida, Quindi anche il monte, il cosiddetto Duomo, anche quello fa parte del sistema, praticamente è l'unica caldera, diciamo, no? Sì, abbiamo la caldera Flegrei, cioè, e questo è un altro problema ancora. I greci davano il sinus cumanus, perfetto, come un unico cratere, e in realtà non è che stavano tanto lontani dall'aver interpretato correttamente, però le caldere generalmente sono legate a esplosioni, a eruzioni vulcaniche esplosive molto superficiali, e le caldere le osserviamo sia nei campi Flegrei che a Ischia. Anche Ischia c'ha una sua caldera, il Vesuvio c'ha una caldera sommitale, diciamo, la parte solo sommitale collassa di tanto in tanto con le grandi eruzioni tipo 79, poi si ricresce il cono eruttivo e poi viene un'altra eruzione fortemente esplosiva.
questa è la storia del Vesuvio. Sì. Ma un'altra cosa interessante è che lo stesso capitolo in cui parla di questo fenomeno della conflagrazione Agri-Puteolani, sì, e poi successivamente parla del Vesuvio della Porta, sì, e cita Dione Cassio, il quale sostiene, sì, appunto, che la eruzione dei primi anni è avvenuta durante l'autunno, cosa strana che la Vulgata dice il 24 agosto, sì, perché Plinio praticamente in qualche modo è prevalso sulle altre fonti antiche, sì. Ma questo è un fatto abbastanza, diciamo così, curioso, no? Certo. La cosa è incredibile come un fatto del genere possa prevalere su un fatto storico, perché sia Dione Cassio che altre fonti ci dicono addirittura tra l'autunno e l'inverno, l'eruzione pliniana. E poi anche ancora stamattina leggevo su un sito internet 24 agosto. Sì, tieni presente che Marcello Gigante aveva scritto un volumetto perché lui lo considerava tale, sì, sul fungo del Vesuvio, proprio l'eruzione del 79, sì, sì, e lui naturalmente fa un'analisi molto accurata, diciamo, molto delle lettere di Plinio, e lui evidentemente sposa la tesi del 24 agosto, ovviamente, però lui non entra molto nel merito se è il 24 agosto oppure è autunno. In realtà effettivamente è un problema da storici, ecco, perché accade questo, e tu l'hai detto, evidentemente è prevalso Plinio, probabilmente perché si è diffuso di più, probabilmente sono state diffuse di più le lettere di Plinio di quanto siano state diffuse altre fonti, no? Beh, anche perché lui voleva dimostrare che lo zio era il grande scienziato, che il, sì, più famoso scienziato romano, e quindi ovviamente l'esaltazione dello zio anche presso l'imperatore, quindi c'è, cioè, tutta questa, sì, dimensione, sì, 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 diciamo personale anche, ecco. Tieni presente che le lettere di Plinio sono state molto utilizzate per la ricostruzione, sì, dell'eruzione, quindi, esatto, anche dei tempi. Naturalmente io qualche riflessione la farei ancora sui tempi, perché in realtà lui non devo dirlo a voi, ma lui scrive le lettere diversi anni dopo, cioè, sì, quello che ti resta nella memoria, ti restano i fatti più importanti, quindi certi dettagli saltano, quindi cioè, basta fare la nostra esperienza che dimentichiamo certi dettagli. Comunque lui come se avesse accorciato l'asse dei tempi di quell'eruzione, e questo naturalmente è importante per la vulcanologia, perché la quantità di energia è quella e non è altra, però se io la libero in 24 ore è una cosa, e la libero in 3 giorni è un'altra storia, quindi la potenza cambia profondamente. Quindi anche questo è un dibattito che andrebbe aperto con persone esperte e anche serie, non è che devono sostenere una loro tesi a tutti i costi, sì, no? No, c'è anche un'altra curiosità, il fatto che oltre appunto al tremolo, tremolo, no? Sì. Che è appunto il terremoto del corpo, infatti Della Porta contesta Aristotele, dice che in realtà i terremoti non avvengono soltanto in primavera o in autunno, avvengono sempre. È importante, certo. E poi sembra che la teoria che è evidenzia Della Porta è comunque più vicino alla nostra, alla spiegazione che hai dato tu, piuttosto che a quella di Porzio, perché Porzio sembra appunto che l'aria esista soltanto l'aria e l'installazione dell'aria, insomma, no? E beh, poi è anche Plinio che diffonde poi questa tesi del vento, no? Che è imprigionato. Sì. Probabilmente, sì, anche Seneca fa qualcosa di questo genere, sì, se ricordo, esatto, bene. Sì. La cosa interessante di Seneca è che lui parla di tremore puro, perché lui era al Vesuvio, e probabilmente lui non sta parlando di terremoti come intendiamo noi quelli tettonici, ma sta parlando di una vibrazione del vulcano. Però questo è stato poco approfondito, questo passaggio. Sì, sì, sì. Quello che è più interessante è la tesi di Lucrezio,
Alessio, secondo la quale l'Etna, per esempio, sarebbe una specie di imbuto messo sotto sopra, dove è vuota all'interno e ci sta questo vento vorticoso che fa colare, fa fondere le rocce e poi dopo esplode tutto. La cosa interessante è che comunque nell'antichità c'è il concetto di vento, il vento che entra e poi esce da qualche altra parte. È perché c'è questa cosa, vedono queste cose, questi fenomeni in pressione, quindi probabilmente, e quindi queste esplosioni, quindi è come se fosse qualcosa che va in pressione, quindi immagino che sia così. Sì. Ci sono interventi? C'è una domanda dal pubblico, sì, se la una nostra non so se... Io non ho idea, però bisogna tenere presente che probabilmente il suolo, ecco, per esempio c'è un'informazione su San Gennaro, la processione di San Gennaro che viene da Napoli e si deve fermare a San Gennaro, il che significa che quel territorio era distrutto, probabilmente si può anche... diventa difficile non dire che doveva essere distrutto, oppure impenetrabile, non si poteva procedere, probabilmente il raggio di azione di copertura sarà stato abbastanza significativo, almeno 2-3 km di raggio intorno a Monte Nuovo c'è stato un deposito di prodotti. Tenga presente che comunque non è facile ritrovare i prodotti di Monte Nuovo a una certa distanza, perché per l'antropizzazione è stata tale che la parte più superficiale è andata praticamente persa da un punto di vista stratigrafico. Solo nei pressi del Monte Nuovo è possibile ricostruire tutto. Teniamo presente che l'eruzione di Monte Nuovo finisce con delle fontane di lava, quindi chiude così. Quindi la copertura è piena, sono scorie laviche la parte finale dell'eruzione. Io non ho dati sugli effetti dell'eruzione in termini di agricoltura, ma è chiaro che il suolo è stato coperto almeno da 10 centimetri di prodotti dell'eruzione, anche a una certa distanza. Quindi. Però si sa che sono morti parecchi animali, e quindi questo lo dicono le fonti. E questo certo, ma ci sono anche le esalazioni di anidride carbonica che creano grossi problemi agli animali, di bassa statura, ecco, tanto per capirci. Si concentra, e la CO2 si concentra verso il basso, e quindi... La grotta del cane, questo stava a indicare, cioè che la concentrazione. Ma noi abbiamo avuto questo problema con la crisi del regime degli anni '80, temevamo la concentrazione di anidride carbonica, per esempio, all'interno della solfatara, dove c'era c'era un insediamento, quindi pensavamo di controllare lo spessore della CO2. La CO2 è pesante e quindi si concentra verso il basso. C'era uno ostello, quindi anche questo è importante tenere presente. Credo che adesso, come orario, credo che siamo arrivati più o meno al tempo lì. Voi però poi chiudiamo, perché sennò per un fatto di... C'è un'altra domanda. Questo è interessante. Flussi pirogastici ce ne sono stati sicuramente, e probabilmente hanno viaggiato anche sul mare. Tenga presente, perché il Monte Nuovo praticamente si forma sulla costa, sulla spiaggia, per cui i flussi vanno, una parte va a finire sicuramente a mare. La cosa interessante, un flusso pirogastico viaggia sull'acqua. Perché il flusso, lo diciamo, non so se
a tutti è chiaro questo, l'abbiamo visto a Stromboli forse, perciò hanno fatto questa domanda. In realtà, quando arriva il flusso piroclastico sull'acqua, la temperatura del flusso piroclastico è di alcune centinaia di gradi, oltre 200 gradi pure. Questa temperatura fa vaporizzare l'acqua e diventa un cuscino, e quindi il flusso viaggia sul cuscino di acqua che è diventata naturalmente vapore. Quindi si formano, naturalmente dipende dall'energia del flusso, e quindi la distanza Montenuovo è stata una piccola eruzione innanzitutto, quindi probabilmente il raggio di azione dei flussi piroclastici è stato bassissimo, e sono stati però anche molto densi, il che significa che non potevano raggiungere grandi distanze. Quindi è come se fosse una pentola che come posso dire, che bolliva, e che faceva uscire il bollito dall'esterno, ma non lanciava molto in alto i prodotti, perché erano molto densi, ecco, queste, e quindi si forma poi il cono, cioè quando i prodotti sono molto densi si depositano molto vicini alla bocca e ti formano anche un cono eruttivo. Se sono molto poco densi, frantumano tutti e portano a distanza i prodotti e non li lasciano depositati nella vicinanza della bocca. Quindi tutti i centri eruttivi flegrei sono stati con flussi piroclastici molto densi, quindi tanti da costruire, cioè come se ribolliva e usciva fuori, cadeva come quasi gravitazionalmente, non con una scarsa spinta dei gas. Naturalmente c'era anche la colonna eruttiva che non raggiungeva altissime quote. Quindi la domanda era interessante, chi l'ha fatta? Ecco. Però dicono che le ceneri più leggere sono arrivate fino giù in Calabria. Sì, e questi fanno parte della colonna eruttiva. Sì, perché la colonna eruttiva poi trasporta verso l'alto, perché l'atmosfera si riscalda e quindi va in un processo convettivo e porta sempre più in alto. Poi ci sono i venti che trasportano verso oriente. Generalmente noi siamo, i prodotti tendono ad andare di caduta, almeno tendono ad andare verso oriente, per cui generalmente le zone esposte a est delle bocche eruttive sono più esposte. Napoli è esposta ai campi flegrei ed non è esposta allo stesso modo al Vesuvio. Quindi Napoli è più esposta all'azione dei campi flegrei, naturalmente della colonna eruttiva, ovviamente, del deposito dei prodotti caduti, di quanto sia per il Vesuvio. Il Vesuvio invece tende ad andare a coprire la parte orientale, il Sorrento. Anche Sorrento, però Sorrento è anche già un po' più a sud, quindi, però è tutto il lato orientale, cioè i quadranti orientali sono sempre più esposti. Sì, Nocera, perfetto. Nocera, Angri, tutta la parte. Sì, quindi, facciamo un nord-sud e tutto quello che a est è più esposto. Allora, veramente, allora, se posso riprendere la parola per salutarci e per fare un attimo il punto. Devo dire che stasera è stato veramente un momento ma emozionante e istruttivo al massimo, perché abbiamo ripercorso fenomeni avvenuti nel 1538 appunto, ma che hanno ancora risvolti importantissimi, come ci diceva il professor Uomo, nel senso che si sono andati a studiare per capire cosa poteva succedere, quindi certo. Come è importante conoscere la storia e sapere di cosa è successo, perché molto spesso la storia si ripete in qualche maniera. Sapere cosa è successo ci può aiutare gestire meglio cosa succederà. E in quelle zone così antropizzate dobbiamo fare in modo di ridurre al minimo i danni possibili di una futura eruzione. E quindi anche ancora una volta l'utilità che non è solo di alcuni specialisti curiosi. Cioè, l'utilità che anche queste informazioni vengono date al grande pubblico, quindi l'importanza
dell'esistenza del nostro centro internazionale degli studi Giovan Battista Della Porta, perché Giovan Battista Della Porta era un curioso ed era anche a modo suo, se anche forse indirettamente, era un divulgatore, perché essendo di riferimento, essendo così preciso nell'ordinamento delle fonti, era considerato in qualche maniera, cioè consultando Della Porta, alla fine si consultava lo stato dell'arte in quel momento storico, e quindi andare a valorizzare tutti questi aspetti è sicuramente qualcosa che ci dà particolare impulso nel continuare. Io direi che posso quindi chiudere, se Alfonso è d'accordo, ringraziando ancora il professor Longo, ringraziando anche poi in questa serata anche Alfonso stesso per la sua apporto, che non è stato solo di sostegno, di contorno, ma è stato sostanziale, perché ha dato una serie di informazioni che hanno completato la relazione del professor Longo, e darò appuntamento a tutti i nostri ascoltatori al 10 giugno, dove la nostra vicepresidente Eva Big dell'Università di Szeged, abbiamo un centro internazionale come ben sapete, parlerà della fisognomica degli affetti, quindi un aspetto completamente diverso. Questo il titolo ci fa capire come Della Porta si è occupata appunto di vulcanologia, ma si è occupato pure di fisognomica, quindi si è occupato di cosmetica, che abbiamo affrontato nella nostra prima relazione. Quindi veramente è un personaggio che non smette di sorprendere e di stupire, al di là della particolare spiegazione che dà ai fenomeni, che chiaramente bisogna storicizzarli. È chiaro che non c'è nessuna valenza scientifica pensare che il vento anziché il gas o altre teorie, perché non è così. Però quello che bisogna valorizzare è che cercava comunque delle spiegazioni che andassero al di là del tramandato o dell'accettato, ma andava a cercare di dare spiegazioni anche dall'osservazione originale, e in questo aveva una sua valenza, perché in quei tempi andare a essere originale non era affatto qualcosa era addirittura pericoloso non essere originale. Si poteva essere tacciati di eresia se si andava in alcune tematiche. E penso di poter chiudere, mi pare solo una chiosa. Mi sembra che alla fine, per quanto riguarda la riduzione pliniana, ormai proprio recentemente c'è stata qualche prova, credo che sia ritenuta praticamente definitiva. Per datarla in autunno c'è stato trovato qualcuna iscrizione che almeno vedi un servizio dove davano questo ritrovamento al carboncino su uno scavo molto recente, che tagliasse in qualche modo la testa al toro e completasse la serie di indicazioni archeologiche che davano, spingevano per anche i ritrovamenti di alimenti eccetera per un'eruzione avvenuta appunto in autunno, di un almeno due mesi dopo agosto, dell'agosto pliniano. Questo solo come notazione. E se non so se lascio la parola a Alfonso e poi magari al dottor professore per giusto un saluto. Nel frattempo io saluto tutti. Vorrei salutare e ringraziare tutti i partecipanti e anche quelli appunto gli ascoltatori che ci hanno pazientemente ascoltato. E comunque giustamente, come dicevi tu Francesco, che effettivamente la politicità di Della Porta è veramente qualcosa di incredibile, è che è veramente un uomo di rinascimento, il quale, come si dice, può mettere il naso dappertutto, proprio perché non c'è una specificità ma c'è una umanità. Cioè, non c'è una specificità che poi abbiamo ottenuto nel Novecento, come ognuno è specialista di qualche cosa, ma abbiamo una visione globale dell'uomo. Ecco, quindi. Grazie. Io vi ringrazio solo per l'attenzione che avete avuto per le mie parole. Grazie a voi tutti. È stato bellissimo, chiarissimo. Grazie a tutti allora.